che sono gli uomini. Le solite storie, i soliti programmi, per cui alla fine poi c'è, si fa tardi, si fa la notte, eccetera, eccetera. Io devo, che sono un sindaco che vuole fare delle legislazioni, delle clausole, mettere sugli appalti, è costretto magari a avere 100.000 ricorsi, dei tagli, firmare poi di avere ragione, eccetera, eccetera. Quando voglio alcuni sistemi semplici di legislazione, per esempio liberare le campagne, per esempio la famosa pratica, per esempio, del doppio prodotto, no? Del doppio prezzo sul prodotto, oppure un arredo reale di trasporti, o un ragionamento serio attorno alla cooperazione favorita per quanto riguarda gli scambi commerciali su bassa rete, che possono supportare le imprese. In tutti i settori noi possiamo intervenire per poter togliere quelle forme di parassitismo che oggi molto spesso sono legate al sistema mafioso e che non sono più la mafia delle coppole e delle rubate, ma invece la mafia dei colletti bianchi, la mafia delle persone per bene che incontriamo dentro i partiti, dentro le aziende, e di cui dobbiamo cominciare a fare piazza pubblica. Ecco, è importante questo, che noi riusciamo veramente a comprendere che è venuta una fase storica per la Sicilia, e che se la Sicilia non si libera di questo modo di gestire il potere, e non metti in campo una scelta nuova, netta, che non è basata solo di idee, perché le idee poi camminano con le gambe degli uomini, perché noi non possiamo affidare la realizzazione di un programma di mafia organizzato o a qualche suo amico. È chiaro che noi un programma di mafia lo affidiamo a uomini e donne che credono in questo programma, che ci credono e che sono anche disponibili a rischiare. Per me la necessità di una legislazione netta in materia sugli appalti, sulle intermediazioni, sull'agricoltura, di una nuova legislazione antimafia sull'economia siciliana è una questione non rinviabile se noi vogliamo fare la lotta alla mafia una cosa seria e non vogliamo che questa lotta si debba essere soltanto un'azione di celebrazione e di convegno. Noi dobbiamo mettere in campo, costruendo poi i siciliani che lavorano, poi i sindacati, dei lavoratori, perché quante volte i lavoratori dipendenti sono le prime vittime del sistema mafioso, che lavora a prezzi concorrenziali rispetto alle imprese legali, che si può permettere che molto spesso magari non ingaggia i lavoratori, non li assicura e guai a parlare, guai a ripetersi per tutto questo. E quindi anche un progetto che bisogna costruire con il lavoratore, ma poi bisogna costruire con l'agricoltore, con il coltivatore, con gli imprenditori onesti. Quindi noi oggi sicuramente ne avremo di cose da dire a Confindustria, tante e anzi tantissime. Non solo, ma il pizzo non sempre è in realtà una forma di estorsione. Perché è vero che quando l'imprenditore lo subisce, il commerciante, soprattutto i piccoli commercianti, molto spesso, sono veramente vittime del pizzo. Però se io pago il pizzo alla Italcementi, e in Italcementi come beneficio mi ricava il fatto che il proprio cemento, il proprio calcestruzzo viene imposto a tutte le imprese siciliane, qui non possiamo parlare di pizzo, possiamo parlare di associazione a delinquere di stampo mafioso che viene fatta. Che viene fatta noi per danneggiare la collettività, perché noi ci dovremmo chiedere in quanto di questo, perché ci dobbiamo fare alcune verifiche su alcune opere pubbliche che sono in corso. Tanto io ho. Devo dire, considero persino un onore, per esempio, uno delle cose che uno dei
Ranieri, su cui è avvenuta una truffa del genere, ufficialmente è stato quello che è costruito l'atto di giustizia, eccetera, no?